Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Nel pomeriggio di martedì il personale della polizia locale di Senigallia ha svolto un'attività di controllo del lungomare di Levante nel tratto dalla rotonda al sottopasso di via Grosseto e sul lungomare di Ponente dall'area portuale al sottopasso con via Zanella, volta a contrastare il fenomeno della vendita abusiva in spiaggia. Durante il controllo è stata accertata una violazione per vendita abusiva di merci sull'arenile demaniale con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista di 5.000 euro e il contestuale sequestro delle merci. Va in concessionaria, si mette d'accordo con il proprietario per la vendita di un Audi, ma alla fine l'affare salta e con la mancanza di soldi in entrata un affiliato del gestore dell'attività commerciale cerca di far redimere l'acquirente appena sfumato. La storia viene raccontata dal Corriere Adriatico, l'episodio è accaduto a Senigallia. Ma il metodo di convincimento non è con le parole, ma con le botte e la pretesa di denaro a titolo di risarcimento per la mancata compravendita. È questo il contesto ricostruito dalla Procura per il procedimento finito ieri mattina al quinto piano del Palazzo di Giustizia di Ancona. I controlli sono più che necessari se indirizzati a denunciare e colpire chi non rispetta le regole di una buona pratica agricola e allevatoriale basata principalmente sul rispetto del benessere animale. È la presa di posizione di Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Ancona, nel commentare l'operazione dei carabinieri forestali che, coordinati dalla Procura di Ancona, stanno indagando su presunti maltrattamenti in un allevamento di suini nel senigalliese. Il nostro settore, in questi ultimi 20 anni, prosegue la Gardoni, ha saputo riscattarsi anche grazie all'intelligenza imprenditoriale dei nostri agricoltori e allevatori ed è pertanto giusto punire chi non rispetta gli standard qualitativi ed etici che costruiscono ogni giorno le nostre eccellenze agroalimentari. La formazione della popolazione ed una maggiore preparazione di tutti gli operatori locali chiamati a intervenire in caso di eventi avversi costituisce senz'altro un fattore fondamentale per ridurre i rischi, migliorare l'efficacia e rendere più efficienti le operazioni di salvataggio e primo soccorso. Per queste ragioni l'esercitazione, che si svolgerà a Serra dei Conti domenica 23 settembre dalle 9 alle 11, è stata raccordata con tutte le amministrazioni comunali valive da Arcevia a Senigallia e con la consulta di protezione civile delle Valli Misa e Nevola, già operativa da alcuni anni. Per queste ragioni i sindaci e i componenti della giunta dell'Unione Terre della Marca Senone hanno già valutato l'opportunità di conferire all'Unione la funzione amministrativa di protezione civile. I carabinieri del nucleo radiomobile di Senigallia hanno denunciato un 45enne di Trani per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso intorno alle 20 di martedì dalla proprietaria di uno stabilimento balneare sul lungomare da Vinci mentre frugava negli zainetti lasciati incustoditi sotto gli ombrelloni dei bagnanti. La stessa titolare dei bagni ha avvisato le forze dell'ordine fornendo una descrizione del malintenzionato. Poi ha inserito la segnalazione su un gruppo WhatsApp condiviso con i titolari di altri stabilimenti. La notizia si è subito diffusa. Dopo un po' l'uomo è stato avvistato nei pressi di un altro stabilimento, questa volta verso il centro, sul lungomare Dante Alighieri. La pattuglia radiomobile si è diretta in quella zona e nel corso della battuta di ricerca ha individuato l'uomo descritto. Il 45enne, sorpreso mentre aveva ancora in mano un portafoglio verde da donna, non ha opposto alcuna resistenza e lo ha consegnato ai carabinieri, affermando di averlo appena raccolto per strada. Il 45enne tranese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ancona anche per tentato furto continuato e aggravato. L'iniziativa promossa dalla Protezione Civile Nazionale, dalla Regione Marche e dal Comune di Trecastelli, con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, è rientrata nel progetto nazionale denominato Anch'io sono la Protezione Civile. Il progetto è nato con l'obiettivo di diffondere tra le giovani generazioni la cultura e la conoscenza del lavoro di protezione civile, ha consentito ai ragazzi di vivere 5 giorni da volontari di protezione civile, partecipando alla gestione del campo, servendo a mensa, occupandosi di pulizia e raccolta differenziata. Le lezioni a Trecastelli sono state tenute dall'ingegner Davide Fronzi, volontario dell'Associazione Falchi della Rovere di Senigallia. Si tiene oggi, giovedì 13 settembre, dalle 15.30 presso l'Hotel Ritz, anziché presso la Rotonda a Mare come inizialmente previsto, l'evento lancio del progetto Famiglia Forte, l'insieme di azioni volte a contrastare il disagio giovanile in alcuni territori del Senigalliese e della Vallesina.
Famiglia Forte ha preso avvio nel mese di marzo 2018 tramite l'istituzione dei punti di primo contatto all'interno degli istituti comprensivi partner del progetto. In via sperimentale è stato possibile offrire il servizio di supporto psicologico a insegnanti, ragazzi e famiglie, che proseguirà anche per tutto l'anno scolastico 2018-2019. Era questa l'ultima notizia da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.